Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Eccoci qua, come sempre, pronti prontissimi ad aprire anche la nostra terza parte di Tada, dedicata alla cucina, con la pillola dedicata alla nostra Conservizi. Tada! Ma cosa stai facendo? Ecco, ora sapete tutti come si fa un pavimento al sugo. Durante la cottura, molti batteri muoiono, ma alcuni producono delle forme di resistenza che si chiamano spore. Le spore resistono al calore e rimangono tali fino a che la temperatura è elevata. Quando il sugo viene lasciato a temperatura ambiente, le spore germinano, diventando batterio vivente, quindi proliferano. Dopo qualche ora, il numero dei batteri può diventare elevato e quindi pericoloso. Ecco come devi fare. La preparazione corretta di un sugo deve seguire il seguente procedimento. Una volta preparato, il sugo va raffreddato in un acquaio con acqua e, se necessita, ghiaccio per un raffreddamento veloce che non generi proliferazione batterica. E dopo il tempo necessario, circa mezz'ora, va riposto immediatamente in frigorifero da 0 a più 4 gradi. Anche fuori casa puoi mangiare in sicurezza, scegliendo le attività che garantiscono igiene, personale aggiornato e un'adeguata preparazione degli alimenti. Vai su www.mangiareinsicurezza.com e scegli uno dei locali del mangiare in sicurezza a te più vicino. E ricorda, mangiare in sicurezza con Conservizi è una certezza. Un saluto da Mr. Dico e dal team Conservizi. E dalla dottoressa K. Grazie come sempre per tutti questi consigli, ma adesso vi ripresento i protagonisti di questa terza parte. Sto parlando di Raffaele e Monica dell'antica osteria Rifugio. Grazie per essere con noi. Buonasera, e ben ritrovati. Buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Quatta da per la seconda volta. Davvero, la seconda. San Gimignano. San Gimignano. Siamo a San Gimignano da diversi anni ormai con la nostra osteria. Facciamo anche pizzeria, siamo molto specializzati con piatti a base di pesce e lascio la parola. Che bellezza, noi dovremo raccontare tante cose, ma prima stupiremo i nostri telespettatori in che modo, con quale ricetta? Facendo un piatto a base di pesce, io sì. Ho scelto per questa ricetta un branzino, però possiamo scegliere qualsiasi tipo di pesce, da orata, pesce tonno, pesce spada, quello che più preferiamo. È molto versatile come ricetta, è una ricetta che per l'appunto dicevo ha come base il pesce, poi la andiamo ad accompagnare, visto il periodo primaverile, la primavera, i fiori, i campi fioriti, i colori, i profumi, insomma, ho deciso di accompagnare questo piatto a base di pesce con un'insalatina di germogli stagionali, dei petali disidratati, wow, delle foglie di agrumi e dei succhi di agrumi freschi, con una salsa di mango all'olio extravergine di oliva, una cottura abbastanza veloce, però molto profumata, molto fresca, molto appropriata al periodo di primavera. Primavera vista mare. Primavera Diamo vista gli mare. Ingredienti, prego regia. Pesce a tranci, mango, limone, arancio, lime, germogli a piacimento, fiori edibili, foglie di limoni, olio extravergine, sale e pepe, cubi, ovviamente i fiorellini da mangiare, edibili. Edibili. Quindi ci spieghi adesso, ce la racconta. Allora, intanto partiamo dalla pulizia del pesce. Sfilettiamo il nostro pesce privandolo delle lische in maniera tale da condirlo e lo lasciamo riposare per qualche minuto in modo da fargli assorbire tutti i profumi e i succhi degli agrumi. Certo. Che è un mix di limone, arancia e lime.
Questo lo facciamo per fargli assorbire appunto i profumi e i colori. Sfilettiamo il nostro pesce, lo priviamo delle lische. Ok, è ovviamente un procedimento che richiede qualche minuto. Qualche minutino, sì, ma è abbastanza veloce come preparazione. Generalmente questo tipo di pesce qui, la lisca la troviamo particolarmente in zona centrale, quindi andiamo a fare un taglio in parte centrale del filetto e lo priviamo delle lische. Ok. In questo modo. Lo puliamo. Ristorante pizzeria. Ristorante pizzeria. Ristorante pizzeria, sì. Allora, il nostro ristorante nasce qualche anno fa, frutto di tanti sacrifici, tanto lavoro, amore e dedizione. La cosa che ci ha colpito in particolar modo del posto è la posizione panoramica, pur rimanendo a pochi chilometri dal borgo medievale di San Gimignano. In questi paesaggi ricchi di vigneti e uliveti. Immagino che panorama! No, fantastico, è una cartolina. E appunto in questi paesaggi ricchi di vigneti e uliveti la tranquillità del posto incontra degli stili, incontra storia, tradizione, innovazione, perché i piatti appunto di mio marito sono piatti della tradizione però rivisitati. Ci piace molto giocare con i profumi, con i colori, fare abbinamenti frutta, pesce, formaggi, latticini. Ci piace uscire un po' da quelli che sono gli schemi classici, insomma, della cucina. Ci piace stupire il cliente. Ci piace giocare con varie tecniche, insomma, ecco. E ci stai proprio raccontando questo, sì, è appunto, questo posto. Ci stai facendo capire anche un motivo, no, in più per venire a trovarvi. Certo, merita, merita, perché siamo veramente un gran bel posto. Poi appunto diamo un'ampia scelta sia di piatti della tradizione toscana che piatti partenopei. Altrettanto ampia è la scelta delle nostre pizze, dalle più semplici a quelle può gourmet. Una margherita? Sì, una marinara, una certo. Margherita, una gourmet che con degli ingredienti molto particolari, appunto con 48 ore di lievitazione. Caspita. Un'altra nostra grande passione sono i vini. Prima dei vini, a che punto siamo? Perché adesso, da casa vogliono... Cioè, adesso abbiamo ricavato i nostri filetti di pescato, di pesce, insomma. Ok. Li abbiamo conditi con lo zest di agrumi che abbiamo selezionato, quindi arancia, limone e lime non trattati preferibilmente, e delle foglie di limone disidratate. Lo zester è il tipo di taglio lo zest praticamente è la grattugia che noi andiamo ad utilizzare per in maniera tale da ricavare solo la parte arancione, nel caso dell'arancio, senza tagliare la parte bianca dell'agrume che risulterebbe amara. Quindi andiamo a tagliare solo quello che ci interessa del frutto. Poi abbiamo ricavato del polvere di foglie di limone disidratate. Per disidratarle le passiamo qualche minuto, facciamo due o tre passaggi per qualche minuto, ma abbastanza veloce, in microonde, in maniera tale da togliere la parte liquida della foglia. La foglia risulterà croccante. A questo punto la sminuzziamo e con l'ausilio di un colino ricaviamo questa polvere di foglie disidratate praticamente, che poi al gusto risulterà molto simpatica. È giusto spiegare tutti i passaggi perché sono molto curiosi e attenti da casa, eh? I nostri fadaisti all'ascolto che salutiamo tutti ovviamente. Certamente, un bacio a tutti e a tutti quelli che ci seguono. A questo punto massaggiamo i nostri filetti di pesce facendo sì che si incorpori questo nostro condimento, insomma. Sì. A questo punto lo lasciamo riposare per qualche secondo. Prepariamo la nostra padella. E Monica, ti ho interrotta sui vini. Sì, ecco, appunto come stavo spiegando, noi abbiamo un'altra nostra grande passione, sono i vini. I vini, abbiamo una cantina con oltre 150 etichette. 150. Provenienti da tutta Italia e non solo.
Ecco, merita fare una passeggiata nei nostri luoghi, nei nostri paesaggi. Se avete la possibilità di fare un weekend anche appunto a San Gimignano, veniteci e venite a riscoprire appunto nuovi sapori e nuovi gusti. Beh, con un menù così, con 150 etichette, è impossibile non accontentare un cliente. No, è davvero impossibile, perché comunque creiamo sempre degli abbinamenti in base al piatto che sceglie il cliente. Quindi insomma hanno anche tutto il nostro appoggio, tutto il supporto. Riserviamo anche una grande attenzione ai nostri ospiti, noi con l'aiuto dei nostri collaboratori che ci sono sempre a fianco, che ci aiutano insomma e prestano molta attenzione e dedizione a quella che è la nostra attività, che noi intendiamo un po' come una famiglia allargata insomma. Poi per quanto riguarda invece... In quanti siete? Siamo in sette, più o meno sette a secondo pochettino, siamo un gruppo abbastanza ampio e poi ci appoggiamo a Conservizi per quanto riguarda... A tal proposito, cosa significa per voi mangiare in sicurezza? Pulizia, attenzione, selezione, tantissima attenzione. Essere meticolosi, molto essere meticolosi, seguire tutte le tecniche, tutti i protocolli di sicurezza alimentare, certo, sia nella produzione che nello stoccaggio e nella conservazione degli alimenti, per non lasciare niente al caso. Niente al caso. Cosa stai facendo, Raffaele? Adesso praticamente ho sbucciato il nostro mango. Okay. Lo andiamo a frullare per fare la nostra salsa di mango, che ci servirà. Hai aggiunto sale e sale, pepe, olio, poi aggiungiamo un pochettino di succo di lime. Ok. In questo modo. Un po' di succo di lime, un po' di succo di arancia. E questa è una ricetta pensata da te? Questa è una ricetta, diciamo che... sono sempre alla ricerca di nuove ricette, la ricetta mia preferita, quella che ancora non ho trovato. Sono sempre lì a cercare di fare piatti nuovi, cose nuove, mi piace tanto azzardare con gli ingredienti, chiaramente è frutto di tante prove, frutto di tante... Tanto lavoro. Esatto, tanto lavoro. Amore, chiaramente, no? Qualcuno un po' più simpatico, qualcuno un po' fino ad arrivare poi a quello che è il piatto che decidiamo di presentare a tavola. A questo punto... Sicuramente è una ricetta davvero interessante. Fa parte del vostro menù? Sì, no? Diciamo che noi nel nostro menù, diciamo che noi nel nostro menù di pesce variamo molto, non abbiamo un menù fisso, facciamo delle proposte che cambiano in continuazione. A questo lascio la parola a mia moglie. Monica. A sì, Monica. Ecco, questo io stavo cercando di spiegare. Allora, lui praticamente durante le giornate, in base a quello che lui ha a disposizione, in base certo, a quello che magari arriva la notte... Anche ai prodotti di stagione. O la mattina presto, infatti, seguendo anche appunto i prodotti stagionali, lui crea e con sorpresa escono dei piatti nuovi, anche senza preavviso dalla cucina, c'è da dire anche questo, delle novità così create al momento. Ed è la cosa migliore. Sì. Ecco, passaggio che fai ce lo devi spiegare. A questo punto andiamo ad adagiare i nostri filetti che si sono insaporiti, okay, nella padella calda con un filo d'olio extravergine, lo facciamo tostare appena per qualche minutino, dopodiché la facciamo riposare con il coperchio, in maniera tale che il pesce risulti sempre succoso, all'interno non si asciuga, la carne rimane sempre umida e abbastanza tendente al crudino, che il pesce non deve mai essere stracotto, soprattutto un pesce da lisca in questo modo. Quindi siamo su una fiamma media, anche se un fuoco moderato. Allora, no, sul 6 con questo piano, su questo piano in partenza induzione. In partenza siamo ad una fiamma molto viva, in maniera viva, tale da tostare la parte sottostante del filetto. Dopodiché, del pesce, dove c'è la pelle, dopodiché abbassiamo la fiamma. Perfetto. Abbassiamola da una velocità. Con i guanti, ok? La temperatura e la lasciamo coperta in maniera tale da trattenere tutti i succhi del pesce. Per quanti minuti abbiamo detto? Circa 3 minuti, abbastanza minuti, veloce come piatto. A questo punto iniziamo la fase dell'impiattamento, che è fatta di step. Sminuzziamo le nostre foglie in maniera tale da... Commestibili. Foglie commestibili, sono foglie di limone, polvere di foglie di limone disidratate.
non fanno male, si possono mangiare. Ma certo, certamente. A questo punto dobbiamo cercare di riprodurre una sorta di primavera. Wow. Ecco da qui il nome. Wow. Un pratino. Primavera vista mare. Primavera vista mare. Io, io vorrei una vita vista mare. E ci credo. Andiamo a riprodurre il nostro prato. È molto importante anche come viene presentato il piatto. Assolutamente, perché l'occhio vuole la sua parte, come si suol dire, no? Certo. A proposito del mangiare in sicurezza, vi ricordo che è un progetto che fornisce al consumatore una selezione di attività che, oltre a seguire le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare HACCP, hanno aderito volontariamente ad un protocollo restrittivo mirato a garantire massimi livelli di attenzione per igiene, procedure di conservazione e lavorazioni, formazione del personale a tutela della salute dei consumatori. Per qualsiasi informazione, vi ricordo, c'è il sito www.mangiareinsicurezza.com. Chissà quante volte, no? Quante volte l'abbiamo digitato, quante volte abbiamo alzato quel telefono e chiamare loro in soccorso. Sempre irreperibili, vero? E con l'occasione io li ringrazio, per seguirci con tanta professionalità e soprattutto tanta pazienza. È vero, è vero. Veramente tanta pazienza, perché quel telefono squilla ininterrottamente a qualunque ora della giornata. Grazie veramente, un sincero grazie di cuore. Raffaele, a che punto siamo? A questo punto ci stiamo ricamando il succo degli agrumi, che ci servirà per fare una sorta di vinaigrette, ossia una salsa emulsionata di olio e agrumi. Ok. Che ci servirà per condire la nostra insalatina di germogli, che chiaramente può essere condita a piacimento. Io mi sono avvicinata, non potete capire il profumo. A questo punto prendiamo i nostri germogli, okay, che sono stati chiaramente accuratamente lavati ed asciugati. Sono dei germogli, possiamo usare... Li mischiamo, esatto. Li condiamo con sale, pepe, i nostri agrumi. Sì. Ok. Un filo d'olio. Ci raccontate un altro po' cosa prevede il vostro menù? Che perché ho capito che il nostro, è ricchissimo. Il nostro menù spazia dalla carne al pesce, ai formaggi, alla pasta fresca. Ma ci sono anche le pizze che dalle più tradizionali alle gourmet, ci attacchiamo un po' a tutte le regioni, a tutto il territorio. Anche se ci piace restare molto legati a quello che è il territorio di San Gimignano, perché siamo molto legati noi al discorso San Gimignano, i prodotti locali, olio locale, vino locale, oltre ad avere un'ampia selezione di carattere nazionale. Sia dolci? I dolci sono fatti rigorosamente in casa, come il pane, e anche lì abbiamo dei dolci che vanno dal nord al sud, dai napoletani ai partenopi a quelli che sono i dolci del nord o tipici toscani. Certo. A questo punto andiamo avanti con il nostro piatto. Ok. Dopo il prato cosa creiamo? Dopo il pratino andiamo a fare quest'altra sorta di pratino. Mettiamo la nostra insalatina di germogli. Andiamo a creare il cespuglio. Il cespuglio, bravo, il boschetto. La nostra insalatina di germogli. Spazio all'immaginazione, eh? Certo, bisogna essere sempre... Diciamo che la cucina è arte, bisogna anche immaginare. Certo. Ci consigliate un primo, un secondo, un dolce? A questo lascio la parola a Monica. Come primo, uno dei miei piatti preferiti, io parlo di mare, pesce. Uno dei miei piatti preferiti che mi faccio riprodurre spesso sono dei tagliolini al nero di seppia, sì, accompagnati con un sugo alla ricciola, pomodorini gialli e rossi del Vesuvio, bottarga e carciofini croccanti. Vi giuro. Beh, la fine del mondo. No, vai in estasi. Sì, eh. Con un piatto simile è una cosa indescrivibile a quanto è buono. Vogliamo parlare del piatto che sta creando Raffaele? Questa è un'opera d'arte, è un quadro. È passeggiando per un prato. I colori, i colori che puoi ammirare dalla nostra terrazza.
tu affacciata la nostra primavera. In primavera praticamente sono questi i colori che vedi, primule, gialli, rossi, tutti i colori, tutti bellissimo. Il nostro è un giardino. Quindi c'è questa terrazza. Sì, c'è questa terrazza panoramica molto molto spaziosa dove noi ci appoggiamo l'estate. Apriamo praticamente la veranda. La veranda e il terrazzo diventano un ambiente unico, spazioso, dove poter far accomodare tutti i nostri ospiti. Quanti coperti? Tanti, veramente tanti. E se dovessimo guardare il numero dei coperti a disposizione, sono un 150-170 circa. Tanti. Noi rimaniamo con numeri, preferiamo lavorare con numeri un po' più piccoli, in modo da seguire attentamente, esatto, il cliente. Esatto, perché per noi il cliente non è solo cliente, diventa amico, è un ospite, e per seguirlo appunto nei minimi dettagli con attenzione. Perché complimenti, se, davvero. Se lavorassimo con numeri alti. Di conseguenza, diamo anche qualche orario, quando siete aperti? Quando noi siete siamo chiusi. Aperti a pranzo e a cena. Dalle 12:15 fino alle 14:30 circa. La sera apriamo alle 19:15, 19:30 fino anche alle 23. Cioè, diciamo, diciamo che ci siamo quasi, Carlotta. Abbiamo finito il nostro piatto, il nostro giardino vista mare. È davvero invitante. Diciamo che a questo punto si evince perché questo nome. Praticamente, praticamente il mare in mezzo a un prato. Beh, bellissimo. Quindi scatto la foto che, come sempre, lo sapete, sarà postata sui nostri profili ufficiali di RTV 38, su Play 38, sui vostri, avete i vostri canali social, certo, Instagram. Le pagine Facebook, Instagram, sia personali che della nostra attività. Ovviamente l'assaggio non può mancare. Felicissima di sacrificarmi. Poi questo va bene, rimanendo in tema di visto prova costume, come se ne parlava prima. È pesce leggero, direi frutta, pesce. Sì. Direi proprio di sì. Mancherebbe solo un buon bicchiere di vino, Carlotta, qui. Qui ci abbinerei un buon siciliano, ecco, cosa? O un grande bianco trentino. Ok. Vabbè. Si può fare, può andare. Buonissimo. Bene, grazie. Complimenti davvero. Grazie. Grazie Raffaele per essere stato con noi. Grazie. Grazie Monica. Prima grazie di salutarvi, ricordiamoci sempre che mangiare in sicurezza con Conservizi è sempre una gran certezza. 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 Grazie per essere stati con noi. Grazie, grazie a voi e buona serata. Alla grazie prossima. Grazie a voi. A tutti i dadaisti all'ascolto, appuntamento domani dalle ore 16:15, perché poi lo sappiamo, giocherà la Fiorentina. E adesso spazio alle informazioni con il nostro TG della Toscana, il TG38. Ciao, buona serata a tutti, a domani.